Anno nuovo, vita vecchia per i greci che quindi continuano a scioperare. Quella di oggi è la prima giornata di agitazione del 2012 e coincide con l'arrivo dei rappresentanti di Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, la Troica, che ha il compito di controllare il primo pacchetto di aiuti già assegnato al Paese. I greci devono scendere in piazza, i lavoratori, disoccupati, pensionati, tutti, per dire basta a questa politica. La Troica e i tre partiti al governo vogliono imporre sempre più tagli. Il nostro sacrificio comunque non salverà la Grecia dalla bancarotta, questo è certo. Le manifestazioni organizzate nel centro della capitale si sono svolte nella calma. L'unico incidente di rilievo, quello di cui è rimasto vittima un poliziotto in borghese dell'antiterrorismo, sarebbe stato assalito da una trentina di dimostranti ed è rimasto ferito in modo grave. Lo sciopero è stato indetto dal settore dei trasporti pubblici, ma vi aderiscono anche altre categorie, dalla sanità all'informazione, che resta silenziosa per 48 ore. Incrociano le braccia anche gli avvocati e i bancari. Nell'attesa delle elezioni anticipate previste entro aprile, il Paese è forse al momento culminante della crisi. Più volte interrotto, il negoziato con i creditori privati non starebbe andando bene e dalle agenzie di rating cominciano a correre voci di un possibile default.